il comune di Brescello si ritiene fortemente danneggiato da questi omicidi, che sono omicidi aggravati dal metodo mafioso, e in questo senso esprimono, diciamo, l'esigenza di doversi costituire parte civile per rivendicare il danno, diciamo, subito. Avete già quantificato questo danno? No, non abbiamo quantificato. Si tratta ovviamente di danni molto importanti. Pensate che questo poi è un comune che è stato sciolto per mafia molti anni dopo, proprio per le infiltrazioni di questa consorteria, diciamo, rafforzata anche da questo omicidio di cui si parla. Allora, è un processo che imposta la procura, imposta sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboratori. Noi riteniamo che non sia tutto quello il processo, ma vi sia la necessità di rivisitare quei drammatici fatti del 1992, anche perché oggi è cambiata la tecnica e conseguentemente dovremmo anche rivedere certi fatti come valutabili oggi sulla base delle nuove tecnologie. Insomma, è un processo complesso dove, diciamo, all'aspetto giuridico si unisce l'aspetto scientifico. Sicuramente un processo interessante che potrà, insomma, dar vita anche a colpi di scena. Insomma, noi siamo convinti, abbiamo impostato il processo in un certo modo e siamo certi, insomma, che sia necessario vedere fino in fondo tutto quanto è opportuno per rivivere quei fatti e non invece adagiarsi a una pronuncia che è stata effettuata nel lontano 1992, 93, 94, insomma i primi anni 90. Sono passati più di 20 anni e dobbiamo rivedere il processo, secondo me, con quello che è stato il progresso non solo del diritto ma soprattutto della scienza. Esito non scontato, quindi? Non saremo qua.